buonasera al pubblico. Iniziamo questa seduta del Consiglio Comunale. Passo la parola al Vice Segretario del Comune per la prima domanda. Edoardo Mazza, William Viganò. Mario Nava. Pietro Amati. Tiziano Magliani. Mauro Antonio Edoardo Di Mauro. Edoardo Tressi. Flavio Sambruni. Alberto Ermenegildo Cantù. Marco Guandalini. Arnoldo Fari. Enrico Dell'Orto. Alice Zaniboni. Alberto Cavaltiglio Peruffo. Leonardo Sabia. Patrizia Bertocchi. Laura Capelli. Giuseppe Azzarello. Chiara Mari Canovara. Antonio Carmine Graziano. Chiara Arghenti. Francesco Gioffre. Stefano Gatti. Valentina Massari. Andrea Cattaneo. Due presenti, quindi la seduta è valida. Grazie Vice Presidente. Prima di cominciare la seduta, con la prima interpellanza, abbiamo una comunicazione da parte dell'amministrazione e in particolare dell'assessore Giacinto Mariani. A lei la parola, assessore. Sì, grazie. Ma io ho una comunicazione, nel periodo delle comunicazioni ovviamente si parla di cose che riguardano la città. Avrete avuto modo di vedere alcuni articoli di stampa che sono usciti in questi giorni e che usciranno nei prossimi giorni sulla stampa locale, che riguardano il caso più Energy del sottoscritto, che fu circa 3 anni e 5 mesi fa di grande impatto sulla nostra città. Il nostro consiglio comunale ebbe risvolti politici, strumentalizzazioni politiche personali. Vi dicevo che molti di voi che siedono oggi in questo consiglio comunale, che c'erano anche nello scorso, altri vissero questa vicenda al di fuori di queste mura del Consiglio Comunale, ma soprattutto all'interno della città. Successivamente all'uscita dell'articolo sull'Espresso, che portò commenti e strumentalizzazioni, perché poi alla fine raccolgo le richieste che ho visto sulla stampa da parte del PD, di evitare strumentalizzazioni, ma di informare la città, e quindi ci tenevo a informare la città che all'epoca feci 2 querele per diffamazione, quindi si parlava, come dissi all'epoca e come ribadisco oggi senza ombra di dubbio e di smentita, che era veramente un articolo e degli articoli sulla stampa e non indagini della procura, avvisi di garanzie, condanne o quant'altro, ma erano indagini giornalistiche per le quali io mi ritenni offeso, e fece all'epoca 2 querele, proposi 2 cause per diffamazione, una nei confronti dell'Espresso e una nei confronti del Partito Democratico, che all'epoca ritenne opportuno riportare lo stralcio dell'articolo sul manifesto, che ritraeva per metà parte del manifesto la mia figura e per l'altra parte un estratto delle dichiarazioni contenute sull'Espresso citandone la fonte. Io sia nel caso dell'Espresso che nel caso del PD mi ritenni diffamato. Il giudice, lo stesso giudice che ha verificato la questione, è il giudice sia per l'Espresso che per il PD, ha ritenuto non diffamante il comportamento di Gigi Perego, che avevo parlato, e dell'allora segretario del PD. Io mi sentii offeso all'epoca perché furono appesi sul nostro territorio 50 manifesti che richiamavano questo articolo, e il giudice ha ritenuto che questo comportamento non è stato lesivo della mia dignità, perché il PD, in questo caso i responsabili del PD o chi aveva citato del PD, si era limitato a riportare quanto contenuto in un articolo di un giornale di tiratura nazionale, e quindi il giudice non ha ritenuto questo comportamento
lesivo e quindi non avete avuto diffamatorio nei miei confronti. Ovviamente accetto principalmente quanto detto dal giudice e ovviamente nei prossimi giorni provvederò al pagamento delle spese al legale del PD. Per contro però lo stesso giudice invece ha ritenuto diffamatorio la parte dell'articolo dell'Espresso con firma Fabrizio Gatti per quanto riguarda a comunare la mia persona a fatti ed eventi societari accomunati al clan dei Casalesi. E quindi il giudice ha ritenuto che nell'articolo, fermo restando il diritto di cronaca, fermo se sancito per legge il fatto che il sottoscritto è persona esposta di vicenda, nel rispetto del giornalista e dei giornalisti che possono ricostruire una storia, ha ritenuto lesivo il fatto che invece perentorio fossi in società con Casalesi e quindi riconducibile al fatto che il sottoscritto facesse affari con personaggi di questo tipo. Credo che una sentenza di questo tipo riporti nei giusti binari la discussione politica, perché di questo si tratta e si dovrebbe trattare, perché io lo ribadisco, dissi allora e lo ribadisco oggi, un conto sono quello che dice il giornalista e come lo dice il giornalista sotto la propria responsabilità, e qui la condanna all'Espresso per un comportamento sbagliato, e un conto sono le indagini della magistratura e quant'altro. Io e la mia famiglia e le persone vicino a me, la mia compagna, mia madre, mio fratello, i miei parenti, gli amici, chi da allora ad oggi mi ha sostenuto, ha patito non poco, perché come sapete nel nostro territorio c'è, se è scritto sul giornale è vero, e quindi questo ha comportato non pochi disagi. Io devo ringraziare tutti quelli, i miei avvocati e il giudice che ha fatto 24 pagine di sentenza ed è entrata nel merito e ha accolto le mie richieste tramite gli avvocati per un giusto riconoscimento, e al di là del ristorno economico che non mi ripaga di quello che il sottoscritto e la propria famiglia, che i miei amici, i miei compagni di partito sia della Lega che di Forza Italia, che comunque mi hanno sostenuto e hanno creduto in me, devo dire che abbiamo tenuto duro, ho tenuto duro, abbiamo avuto ragione. Oggi se c'è un'amministrazione a guida Lega Forza Italia nel nostro territorio si deve anche al fatto che i fatti descritti non corrispondevano assolutamente a verità, i cittadini non hanno creduto a quello scritto prima ancora della sentenza, abbiamo nuovamente vinto sul nostro territorio e spero che questo articolo metta fine alle cattiverie inutili nella strumentalizzazione politica di altre persone che hanno approfittato di questo articolo per, visto anche il ruolo che primo probabilmente come sindaco, di andare oltre misura. Lasciatemi dire da ultimo, mi auguro nei prossimi consigli comunali che chi magari era venuto qua in consiglio comunale con i cartelli Mariani dimettiti venga con Mariani scusa, e chi aveva organizzato i gazebi per la nostra città distribuendo l'articolo dell'Espresso, fotocopie dell'articolo dell'Espresso, io sono disponibile a fornire io le fotocopie della sentenza da distribuire ai cittadini. Questo ovviamente per onore di informazione, perché se si deve informare su un fatto giornalistico, su una ricostruzione giornalistica di determinati fatti, ognuno è libero di fare quello che vuole e risponde, anche perché essendo schierato politicamente ed essendo espressione non solo di un partito ma anche all'epoca rappresentante della città di primo cittadino, è ovvio che sei più esposto a queste cose, ritengo opportuno però per rispetto della verità, visto che poi c'è una sentenza fatta da un giudice, che chi all'epoca pensò di fare un buon lavoro, io ritengo che era fatto esclusivamente non nell'interesse della città ma per l'interesse per minare la mia persona e mandarci a casa malamente per poi cercare di amministrare la nostra città, ma chi all'epoca fece così, chiedo che si comporti in modo altrettanto lodevole nell'interesse della nostra città e faccia la comunicazione. Io spero vivamente di non ritornare più su vicende di questo tipo calunniose, non solo per me ma anche per tutti gli altri consiglieri comunali, perché credo che il sottoscritto e tutti noi debbano essere criticati nel bene o nel male, osteggiati nel bene o nel male, o esortati nel bene o nel male per quello che fanno all'interno di questo consiglio comunale. Se lavoriamo male non facciamo bene la nostra città, è giusto che veniamo attaccati, ma ricostruzioni false, non veritiere, che tengano a minare il sottoscritto
consiglieri comunali che hanno una famiglia alle spalle, gli amici alle spalle, vi posso assicurare che le persone soffrono e mentre da una parte sono estremamente felice, come potete pensare, della vittoria principale di questa discussione, cioè del riconoscimento del fatto che sono stato diffamato tramite quell'articolo, dall'altro nulla potrà ripagare quello che è accaduto a me, ripeto, alla mia compagna, a mia madre, a mio fratello, ai miei amici e a tutti i cittadini che hanno sempre creduto in me. A onore del vero, e concludo, al di là di tutte le attestazioni di stima, messaggi e telefonate che ho ricevuto e sto ricevendo in questi giorni, in questi anni, e il fatto che siamo ancora qui in amministrazione della società, la maggior parte dei nostri cittadini mi ha sempre tributato affetto e ha sempre creduto non veritiere le affermazioni che il sottoscritto potesse, cito quella principale, fare affari con i casalesi e ledere non solo la mia dignità personale ma anche quella della città che al momento rappresentavo e che oggi mi sento di rappresentare sotto un altro profilo e non facendo più sindaco ma essendo vice sindaco e assessore. Quindi ci tenevo a informare il Consiglio Comunale, non ho potuto informare prima il Consiglio Comunale dei giornali perché la sentenza è arrivata giovedì, quindi non ho potuto, il primo Consiglio Comunale utile, visto che poi è stata tema di diversi discussioni qui in Consiglio Comunale, fuori mi sembrava giusto informare il Consiglio Comunale con questo tono perché è estremamente significativo e doveroso che oggi si metta una pietra sopra e si volti pagina e anche questo è un appello che faccio anche al sottoscritto che con altri toni si cominci a pensare in modo diverso anche al bene della nostra città. Grazie. Grazie assessore Mariani, non vedo nessuno prenotato per le comunicazioni, quindi prima di passare all'interpellare, vedo prenotato il consigliere Tiziano Mariani per una comunicazione, consigliere. Sì. Allora, prima. A meno che ne racconti, visto che le comunicazioni le avete finite, ma credo che sia molto importante comunicare al Consiglio Comunale che qualche minuto fa, alla presenza anche del Sindaco, è stato eletto il Presidente della Commissione Antimafia. Questo credo che portare alla luce di tutto il Consiglio Comunale che all'unanimità è stato eletto William Viganò, credo che sia un fatto molto positivo che va nell'indirizzo di svelenire un attimino quello che è alcune situazioni che magari è giusto che vengano svelenite per il bene della città. Ecco, l'unica cosa che aggiungo ai complimenti e alle congratulazioni che hanno fatto diversi capigruppo e il sindaco, di cui vorrei aggiungere che non dobbiamo interpretare la commissione come una commissione di inchiesta o di che superi quelli che sono i valori della magistratura, della giustizia, ma che sia una commissione atta anche a svelenire un certo modo di far politica. Questo credo che dovrebbe essere il principio di questa commissione, cioè svelenire un modo di fare politica che è un modo che poi porta a situazioni di delegittimazione in anticipo su alcune altre cose. Ritengo che questa commissione sia molto importante, una commissione che dovrà affrontare nel suo segreto, anche se è necessità e se ha necessità, alcune situazioni magari che debbano poi successivamente fare e svelenire alcune situazioni per il meglio e per il bene della città di Serena. Grazie. Grazie per la sua comunicazione. Vedo un prenotato consigliere Amati. Prego, consigliere Amati, hai la parola. Sì, è vero che è arrivato il Presidente della Commissione di testa eletto. Io volevo sottolineare, dal mio punto di vista, un elemento molto positivo cui ho assistito prima in occasione della Commissione antimafia. Devo dire la verità, mi sarei aspettato un'astensione da parte della maggioranza e ci ho visto un'adesione piena. E questo credo che sia, tra i tanti confronti politici e anche gli scontri che abbiamo avuto qui o anche capigruppo per esempio, devo dire che è stato un elemento che ho davvero apprezzato. E unendomi anche a quello che ha detto prima l'assessore Mariani, io mi auguro davvero che qui si faccia sempre e solo un confronto tipo politico. In particolare assessore, lei sa benissimo che tra me e lei ci sono delle divergenze politiche, molti
molti confronti ormai non ce li facciamo più perché sappiamo cosa dirci reciprocamente, però io sono sempre contento quando una figura politica esce bene da una situazione di questo genere, non solo per la persona in sé, quindi sono contento per lei, e glielo dico sinceramente, insomma, perché siamo al di fuori delle questioni politiche. Poi la battaglia politica gliela farò sul Q16 prima che venga inaugurato, perché ho sempre detto che dal momento in cui sarà inaugurato è giusto che tutti quanti, essendo un patrimonio della città, debba essere sfruttato al meglio. Fino a che non avverrà quel momento, anche stasera mi permetterò di dire qualcosa, perché su queste cose a me piace confrontarmi. Su tutto il resto, che spesso non è nostra competenza, mi auguro davvero che le cose restino fuori dal Consiglio. Però ripeto, tornando alla Commissione Antimafia e facendo le congratulazioni pubbliche che l'abbiamo fatte prima tutti quanti all'interno della Commissione, penso davvero che questa città abbia bisogno anche di qualche segnale forte, e l'unità politica è un segnale molto forte, indispensabile, e attraverso questa Commissione io ho chiesto l'intervento prima che entrasse, perché l'ho visto poi al telefono e quindi ovviamente per ragioni sue, e quindi non pensavo che entrasse per tempo, e mi sono permesso quindi di intervenire e così auspicare davvero un lavoro fattivo, perché di lavoro ce n'è, con le competenze che naturalmente spettano alla Commissione Comunale, perché non siamo certo né un organo di polizia né un organo legato al potere giudiziario. Comunque ringrazio la maggioranza in questo caso. Grazie a lei, consigliera Amati. Vedo prenotata la consigliera Novara. Prego, consigliera Novara, lei la parola. Sì, grazie Presidente. Anch'io rinnovo ovviamente le congratulazioni a William Viganò per la nomina. L'ho detto prima in commissione, c'è massima disponibilità a collaborare, quindi massima collaborazione da parte mia, che faccio parte della commissione, da parte del mio gruppo consigliare e credo anche da parte di tutta la maggioranza. Ha detto bene il consigliere Amati, avremmo potuto astenerci, non l'abbiamo fatto, abbiamo appoggiato la nomina del consigliere Viganò, e penso che sia un primo segno, sia indice della massima collaborazione a cui siamo intenzionati. Ribadisco quello che ho detto in commissione, mi auspico che la commissione possa avere una dimensione tra virgolette apolitica, quindi che vada al di sopra della politica, riguardi per il bene e l'interesse della città. Congratulazioni ancora e buon lavoro, così come a tutti i membri della commissione. Grazie consigliere Novara, la parola al consigliere Viganò. Sì, grazie Presidente, grazie per, l'ho detto prima in conferenza capigruppo, per la fiducia che tutta l'Aula, comunque rappresentativa di tutti i gruppi, hanno riposto nella mia persona, ma sarà un lavoro ovviamente di squadra, è senza dubbio una commissione diciamo particolare, perché non è quindi corriere di delibere e di atti amministrativi di routine, quindi è una commissione che va riempita ovviamente di contenuti, il contenitore finalmente c'è nuovamente, quindi con c'è stato e come primo esperimento va ovviamente rivalutato, rivisto, potenziato, ma perché bisogna fare un lavoro insieme. La tematica è una tematica che è all'attenzione ovviamente di tutta la nazione, quindi in particolar modo in questi ultimi decenni la Regione Lombardia ha avuto dei picchi riguardanti il fenomeno andranghetista e mafioso, e in questa commissione con la collaborazione, auspico la collaborazione di tutti per poter far tesoro dei fatti appena accaduti, quindi del passato, del presente, ma soprattutto per porre in essere delle basi solide per il futuro della nostra città su questa tematica. Anch'io condivido il fatto che, come hanno detto i colleghi Amati e Novara, la Commissione non è la succursale della Procura, assolutamente no. Non entrerà nel merito di provvedimenti giudiziari, ma si occuperà
di dar contenuto sul fenomeno mafioso e andranghetista, dar contenuto con delle iniziative e con dei fatti concreti che possano anche riguardare quest'aula, affinché la città di Seregno sia più libera e più pulita possibile da questo fenomeno. Trasparente e chiara come lo è sempre stata, la immagino in una metafora con il sole risplendente sulla nostra città, così deve essere, in modo tale che non ci siano zone buie dove questi fenomeni sappiamo benissimo che si insidiano senza se e senza ma. Tutto ciò lo si porta con la collaborazione di tutti, con un comportamento etico, con un comportamento, diciamo, nel nostro modo di far politica, nel rispetto delle reciproche ovviamente diversità e posizione, un comportamento etico e morale ovviamente integerrimo da esempio per i nostri cittadini, altrimenti perderemo già di valore per quanto stiamo andando a fare. Di nuovo grazie a tutti, ringrazio il signor sindaco e tutti quanti e presto andiamo a lavorare. Grazie. Grazie consigliere Vignano, la parola al consigliere Prezzi. Prego consigliere Prezzi. Grazie presidente. Io come prima cosa volevo fare le congratulazioni al nostro assessore Giacinto Mariani, al nostro vice sindaco, che finalmente la bella notizia è arrivata dal Tribunale di Monza, che ha fatto chiarezza definitivamente sulla campagna diffamatoria che l'ha visto coinvolto per circa 3 anni a questa parte, dove purtroppo si erano dimessi anche 5 consiglieri, un assessore, un consigliere, un assessore. E da parte nostra della Lega Nord siamo contentissimi di questa sentenza e anche per i danni che ha dovuto sopportare morali, umani, politici durante questi anni. Faccio le stesse congratulazioni al consigliere William Viganò per la presidenza, come ho ripetuto prima in commissione capigruppo, spero vivamente che le questioni rimangano all'interno della nostra città, che se ne parli, che sia comunque qualcosa di che serva effettivamente questa commissione. Grazie. Grazie consigliere Trezzi, la parola al signor sindaco. Signor sindaco. Sì, grazie presidente, buonasera a tutti. Io in qualità di sindaco questa sera vorrei veramente e sinceramente congratularmi con tutte le forze politiche qui presenti in Consiglio Comunale per quanto riguarda la prima gestione della commissione antimafia, in quanto veramente dando un atto di dimostrando un senso di grandissima responsabilità e sensibilità all'unanimità. Hanno mantenuto fede all'impegno preso sia quello di votare insieme un membro dell'opposizione in Consiglio Comunale a presidente della Commissione Antimafia. L'auspicio quindi è quello che la Commissione al più presto inizi a lavorare e questo spirito costruttivo e soprattutto ancora una volta voglio dire di altissima responsabilità che è stato dimostrato pochi minuti fa in sede di elezione del Presidente venga mantenuto e il più possibilmente rafforzato affinché, come diceva il consigliere Mariani, si tolga il veleno da determinati tipi di attacchi che anche in questo Consiglio Comunale da una parte e dall'altra si sono portati avanti per lavorare al meglio per il bene della nostra città. Vorrei anche congratularmi sinceramente con il vice sindaco Giacinto Mariani per la dura prova che ha dovuto sopportare lui e la propria famiglia in questi anni, prova che è stata brillantemente superata. Noi come amministrazione, di quando l'assessore Mariani era sindaco, non abbiamo avuto dubbi, tanto è vero che lo abbiamo sostenuto e alla fine la verità è emersa e la verità ha giustificato determinati tipi di atteggiamenti avuti allora e continuati nel tempo. Grazie. Grazie signor sindaco. Faccio anch'io le congratulazioni al consigliere Vignano, sono sicuro conoscendolo che lo porterà a svolgere al meglio.
Passiamo quindi, prima di passare alla fase delle interpellanze e interrogazioni, nomino come scrutatori i consiglieri per la maggioranza Gatti, Guendalini e Cervia. Passiamo quindi alla presentazione di nuove interpellanze. Se qualcuno ha qualche interpellanza da proporre, vi chiedo di prenotarsi. Grazie. Vedo prenotato il consigliere Amati. Sì, io non ho. Grazie, io non ho interpellanza da presentare, ma finalmente un'interpellanza che devo ritirare da un paio di consigli, che è la 2/101C, che riguarda la commissione di biblioteca, quando superata nei fatti perché è stata convocata ed è stato eletto presidente. Grazie. Grazie a te, consigliere Amati. Vedo prenotato la consigliera Capelli, a lei la parola, consigliera Capelli. Grazie presidente. Un'interpellanza, manutenzione e pulizia parcheggio Piazza Risorgimento. La sottoscritta Capelli Laura, consigliere comunale del Partito Democratico, verificato che il parcheggio in oggetto, soprattutto nel piano meno 2, è in uno stato di sporcizia e degrado notevoli, ricoperto da una coltre bianca di dubbia natura, vedi foto allegate, considerato che continua a lamentare dei cittadini che tale problema si protrae da settimane senza alcun intervento, chiedo a questa amministrazione un'immediata pulizia nel caso questa spetti al comune o un sollecito e deciso intervento presso una società di gestione dei parcheggi. In attesa di risposta scritta ringrazio per essere stato cordialmente. Ho allegato le fotografie fatte domenica, ma queste sono state fatte 3 settimane fa. Non so cosa sia questa polvere bianca, sinceramente. Consiglio anche di andare a verificare, io qua non l'ho scritto, quello di via De Gasperi, perché è nello stesso stato. Grazie. Grazie, consigliere Capelli. Ricordo che i consiglieri al pubblico di stare in silenzio durante la seduta, quando parlo il consigliere. Non vedo nessun altro prenotato per la presentazione delle nuove interpellanze. Procediamo quindi all'evasione di quelle in essere. Partiamo dall'interpellanza numero 101B, proposta dal consigliere William Pinano, con il titolo quartiere Sant'Ambrogio, degrado e assenza di sicurezza e commosso via Consani, via Leggio. Stavo data per letta, lo vuole leggere il consigliere? La legge. Prego, lei la parola. Sì, grazie presidente. Interpellanza, quartiere Sant'Ambrogio, degrado e assenza di sicurezza e commosso via Colzani, via Edison. Con la presente vorrei portare a conoscenza dell'amministrazione comunale della grave situazione di degrado che interessa l'area ad angolo tra le vie Colzani e via Edison, immagini allegate, dove si evince chiaramente uno scheletro di un capannone in uno stato di profondo abbandono. Il capannone in questione presenta numerose aperture sui lati a causa di una precaria recinzione da cantiere ormai distrutta. Oltre a ciò, la vegetazione autoctona dell'area sta invadendo anche le aree confinanti. Dal racconto di alcuni cittadini che mi hanno contattato per esporre il problema, parrebbe che detta area sia un luogo di ritrovo e un rifugio di malintenzionati. Ciò premesso, chiedo quanto segue. L'amministrazione comunale ha conoscenza del problema oggetto della presente. Sono mai state emesse ordinanze a carico della proprietà per la messa in sicurezza dell'area? Se no, perché? In che modo l'amministrazione comunale interverrà per la messa in sicurezza dell'area e per il ripristino al decoro urbano? Invito l'amministrazione comunale, nel qual caso il privato non collabori nella risistemazione dell'area, ad una situazione di decoro, ad emettere la relativa ordinanza. In attesa di un pronto intervento sull'area in oggetto della presente, resto in attesa di una risposta scritta, ringrazio per l'attenzione e colgo cordiali saluti. Grazie presidente. Grazie al consigliere, risposta da parte dell'amministrazione, l'assessore Milani. Prego assessore Milani, lei la parola. Grazie presidente. Allora, in riferimento all'interpellanza in oggetto e ad evasione della stessa, si premette che è depositata agli atti dello sportello unico edilizia la pratica edilizia numero 354 del 2012, inerente al completamento delle opere autorizzate con permesso di costruire numero 73 del 2008, relative alla realizzazione di una nuova costruzione edificio commerciale in via Colzani a Puglia Edison. Lo sportello unico edilizia, con diverse difficoltà, considerato il periodo estivo e il domicilio all'estero, ha preso contatti con il legale rappresentante della società intestataria delle pratiche, che si è reso disponibile a far eseguire dalla propria ditta un sopralluogo sul posto, onde verificare lo stato dei buoni.
Ma qualora la proprietà non intervenga e deve cedere e ripristinare la recinzione di cantiere ad effettuare una pulizia generale dell'area, non realizzando elementi per l'emissione di un'ordinanza contingibile e urgente di carattere statico, si provvederà a richiedere al competente servizio dell'ASL una valutazione della situazione per gli aspetti di carattere igienico-sanitario, onde assumere idonei provvedimenti per ripristinare il decoro urbano. Mi permetto altresì di integrare la più presente risposta, perché nella giornata di oggi mi sono recata proprio sul luogo, dove ho potuto constatare che parzialmente c'è stata un'opera di deforestamento almeno di tutta la vegetazione che era nata, non totale ma in buona parte sì. Rimane invece, anche se parzialmente, di delta la recinzione di cantiere. Abbiamo già preso contatto ancora con il rappresentante legale che non ha risposto, quindi nei prossimi giorni, sia telefonicamente che, se dovesse essere necessario, anche attraverso una diffida scritta, chiederemo di intervenire, anche se si tratta di area privata, alla messa in sicurezza per quanto sia possibile. Grazie. Grazie Assessore, per la risposta alla Assessore Milani. Sì. Sì, grazie Assessore Milani per la risposta. Ci passo ovviamente quotidianamente di fronte all'area, è stata fatta un'opera di deforestazione sul suolo pubblico, credo, quindi è stato saltato il suolo pubblico antistante al condominio e credo che questa sia di competenza ovviamente comunale. Non ho visto cenno nella risposta riguardo la sicurezza, perché parrebbe ci siano delle persone che abusivamente soggiornino e dormino lì dentro. Pertanto è il caso comunque di ovviamente effettuare un controllo dei poteri ovviamente spettanti all'amministrazione comunale, perché io i cittadini che mi hanno indicato, mi hanno accompagnato, fanno e ci fermiamo qua, perché se rientra poi non esce. Quindi attenzione, perché parrebbe che la situazione di malintenzionati, chiunque esso sia proprio presente in maniera stabile, perché comunque a raso la recinzione è aperta. Pertanto invito nuovamente l'amministrazione comunale, a tutela soprattutto dell'incolumità dei cittadini residenti nel quartiere, e questa cosa delle ore notturne c'è presenza a racconti di tutti i cittadini, e quindi chiedo un intervento per il ripristino della sicurezza e anche ovviamente della vivibilità del quartiere. Questo rappresentante legale, che prima era all'estero, spero che non sia all'estero in maniera senza ritorno, ho colpito da qualche altro provvedimento, che ritorni, perché ormai basta inviargli le foto e uno si rende conto della situazione in cui versa questo schifo, scusate il termine, ma ormai è diventato veramente questo. Grazie. Grazie consigliere Di Gano. Vorrei vedere tutta la parte dell'assessore, prego assessore Di Gano. Allora, sì, ci tengo soltanto a precisare che per poter mettere, così mi è stato definito dagli uffici, una ordinanza contingibile e urgente, ci deve essere appunto un problema di sicurezza legato alla staticità. Quindi può essere verificata la possibilità di richiedere al rappresentante legale quello che può essere una dichiarazione di staticità di quelli che sono i manufatti finora fatti, e in questo caso si tratterebbe di un provvedimento da estendere a tutti, diciamo, gli ecomostri che rimangono ora in quella situazione. Mentre per quanto riguarda il problema di sicurezza, quindi per quelli che possono essere, diciamo così, gli inquilini che vengono ospitati da questo ecomostro, sarà mia premura cercare di fare un'opera di concertazione più che altro con la polizia locale, vigile, magari assessore di competenza, perché l'ordinanza che può partire dal mio comparto, diciamo, mi dicono che non si può estendere oltre, quindi sicuramente ci sarà un'opera di collaborazione. Grazie. Grazie assessore Milani. Passiamo quindi alla seconda interrogazione, interpellanza dell'ordine del giorno, sempre del consigliere Bruno Di Gano, dando centro sportivo alla Polalba. A lei la parola, consigliere. Bando centro sportivo alla Corada, con la presente vorrei portare nuovamente all'attenzione dell'amministrazione comunale circa la sorte relativa alla gestione del centro sportivo alla Corada in vista dell'apertura della prossima stagione sportiva per le associazioni e gli utenti che ne fruiscono. Premesso che l'affidamento in proroga alla AED degli impianti perdura dal 2014, chiedo quanto segue. Quali iniziative sta prendendo l'amministrazione per individuare un affidatario degli impianti che superi questo periodo di stallo che dura da 3 anni?
quali destinazioni hanno avuto le eccedenze di liquidazione di AMSD, quali investimenti sono programmati per impianti che stanno subendo un progressivo degrado e perdita di utenza, quale prospettiva di continuità nell'affidamento del servizio si garantiscono alle società sportive e dipendenti che operano nel centro. In attesa di risposta scritta ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti. Grazie Presidente. Grazie consigliere Picanò, la parola all'assessore Casilaghi per risposta sulle interpellanze. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Progetto interpellanza bando centro sportivo alla Porata. Con riferimento all'interpellanza in oggetto si specifica quanto segue. La gestione del passaggio dei beni immobili dalle aziende municipalizzate ai comuni e la materia dei servizi pubblici locali è stata interessata da susseguirsi e sovrapporsi di una serie di normative volte ad individuare le modalità attraverso le quali le amministrazioni locali avrebbero dovuto affidare i servizi pubblici locali che hanno portato solo nel mese di giugno 2015 alla retrocessione dei beni e immobili al comune. Alla complessità della nuova disciplina sulle dismissioni delle municipalizzate si è sovrapposta l'attività legislativa in materia di gare e contratti, che dopo la sua entrata in vigore nel mese di aprile 2016 è stata in questi mesi e ancora oggi oggetto di modifiche ed integrazioni alla disciplina attuativa necessaria al riavvio dell'attività degli appalti pubblici, che come è noto a tutti in questo periodo ha subito un brusco arresto. Per esempio, nel mese di dicembre 2015 il Comune ha sottoscritto una convenzione per aderire alla centrale unica di committenza come richiesto dalla nuova disciplina, centrale che nel nostro caso è quella della provincia di Monza e Brianza. Tenuto conto dei vincoli gestionali che gravano in questo periodo sulla provincia, la stessa CUC ha avuto bisogno di un necessario periodo di rodaggio per avviare la sua attività a favore dei comuni del territorio. Con l'avvio del nuovo anno l'amministrazione comunale ha incominciato a muoversi interpellando le società sportive utilizzatrici per comprendere man mano le esigenze e nel frattempo ha continuato ad acquisire dall'attuale gestore un quadro completo e specifico degli interventi e delle modalità gestionali in essere per possedere un quadro sempre aggiornato dei possibili elementi a base di gara. Nello stesso periodo una serie di operatori economici hanno manifestato il loro interesse ad acquisire la gestione della struttura con lo strumento della finanza di progetto. Il fatto che al soggetto inizialmente proposto se ne siano aggiunti nel frattempo degli altri ha infatti impedito l'avvio di una procedura diretta di iniziativa privata, una delle possibilità previste dal codice, e indirizzato la scelta dell'amministrazione verso la finanza di progetto ad iniziativa pubblica. La scelta dell'amministrazione di consentire all'attuale gestore di poter partecipare alla procedura pubblica ha reso necessario limitare l'intervento di quest'ultimo nelle attività di preparazione dei documenti di gara e prevedere l'avvio di procedure per l'individuazione di assistente a RUP, per individuare le risorse tecnico-economico-giuridiche per gestire attività che precedentemente non erano gestite in maniera organica e completa dagli uffici comunali. Si sono perciò attivati gli uffici comunali competenti per acquisire le loro prime valutazioni sia sulla situazione delle strutture e degli eventuali interventi da porre in essere, come pure delle possibilità che si potranno offrire agli eventuali operatori economici interessati in merito agli aspetti edilizi, ambientali e commerciali del centro sportivo Porata. Nei prossimi giorni gli uffici daranno poi inizio alle procedure per la verifica formale dell'esistenza di professionalità adeguate all'interno della struttura comunale per la complessa procedura di gara che si intende avviare e successivamente all'eventuale reperimento di esse sul mercato. E per questo motivo si è comunque stanziato con l'ultima valutazione di bilancio un primo fondo. Sulla base di questi elementi e con l'aiuto di queste professionalità si darà poi avvio alla vera e propria procedura per l'affidamento della gestione in concessione attraverso lo strumento della finanza di progetto ad iniziativa pubblica nel rispetto dei nuovi aspetti legislativi e gestionali prima indicati. Il Comune di Serenio nel corso dell'anno 2015, al netto delle operazioni di mera contabilizzazione di partite attive e passive e al netto della copertura di poste di entrata, ha accertato e riscosso euro 884.195,00 quale liquidità proveniente dalla liquidazione di MSP, gestione SRL. In sede di rendiconto 2015 tale entrata
è risultata destinata per euro 750.795,12 a spese di parte capitale, essendo la rimanente quota pari a euro 133.399,88 confluita in avanzo di amministrazione. L'importo di euro 750.795,12 è risultato nel dettaglio destinato come segue: euro 350.000 per manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, euro 194.391,56 per l'ampliamento della videosorveglianza e controllo varchi stradali, euro 53.878,80 per interventi in ambito informatico, telecomunicazioni e linee di collegamento, euro 47.842,39 per l'acquisto di autovetture per la polizia locale, euro 34.874 per interventi di messa in sicurezza di immobili comunali, euro 20.000 per contributi di parti capitali alle istituzioni scolastiche, euro 7.100,40 per interventi inerenti alla ZTL. Sulla base delle prime risultanze e fatta salva l'attività di prima valutazione sulla situazione delle strutture e degli eventuali interventi da porre in essere, indicata al punto 1, potrebbero essere inseriti e finanziati all'interno della procedura di gara i seguenti interventi: per la sezione piscina, adeguamento bagni esterni, interventi adeguamento ex casa custodia, rifacimento canale di presa aria, impianto termoventilazione, rifacimento isolamenti canale aria azione, rifacimento UGLAS con adeguato taglio termico. Per la sezione palazzetto tennis, rifacimento copertura con materiali che consentano adeguato isolamento termico e possibilità di posa impianto FV, rifacimento vetrate laterali, rifacimento bagni, docce, arredi, spogliatoi, pavimentazioni, campi di gioco. Per la sezione rugby calcio, realizzazione di nuovi spogliatoi e riqualificazione campo calcetto. L'amministrazione cercherà nella procedura di gara che verrà predisposta di contemperare le esigenze dell'operatore economico e delle società sportive che utilizzano gli impianti per le proprie attività. Proprio in considerazione dell'attuale situazione economico-gestionale del centro sportivo Porada, come segnalato al punto 1, si potranno offrire agli eventuali operatori economici interessati anche interventi in merito agli aspetti edilizi, ambientali, commerciali, che abbiano lo scopo di raggiungere questo obiettivo. Proprio per questo motivo si è individuato lo strumento della procedura della finanza di progetto, che consente ai soggetti proponenti di individuare interventi migliorativi della situazione gestionale in modo da consentire una conduzione più economica ed efficiente di quelle che adesso sono le attività del centro sportivo. In concorrenza con questa impostazione che mira a limitare i vincoli da porre in capo al nuovo conduttore allo strato necessario per la nuova corretta gestione della struttura in oggetto, l'amministrazione comunale intende richiedere all'attuale gestore di ricollocare al proprio interno le figure professionali oggi impegnate nel centro, anche quelle che non andranno a breve in pensione, così che il nuovo conduttore possa individuare le migliori soluzioni in tema di politiche del personale autonomamente e anche solo al proprio interno. Distinti saluti. Grazie. Grazie a me, assessore Casinari. Vedo che ha prenotato il consigliere Mio. Prego, consigliere Mio, lei la parola. Sì, grazie Presidente. Io della risposta non sono soddisfatto, perché a parte la cronistoria sulla CUC e le gare d'appalto che adesso sono ripartite in tutti gli altri comuni, le gare d'appalto sono ripartite, non si può andare avanti in continuazione con questa prorogazio dell'AEB sulla situazione del centro sportivo La Porada. Quindi sul fatto che all'alba, perché adesso sta risposta qua, siamo al 19 di settembre, quindi Tiziano Mariani sono in linea con le mie risposte, se no pacchetta se arrivo tardi. 19 di settembre, io credo che cioè non si può dire ci stiamo muovendo, stiamo attivando, cioè credo che all'alba del 19 di settembre o comunque di fine settembre io non intravedo in questa risposta un progetto chiaro e preciso, se non un bando di gara a finanza di progetto, ma non intravedo soprattutto degli elementi certi che mi possano soprattutto far presagire una garanzia espressa per quanto cercheremo di vedremo se sulla garanzia per quanto riguarda le società sportive serenesi che
tra l'altro di anno in anno sono sempre lì tra coloro che sono sospesi perché non sanno se c'è una certezza o meno della struttura. Quindi è chiaro che anche loro progettare la stagione successiva, poi andando anche incontro a, qui c'è un elenco di manutenzioni incredibili, e questo è il frutto del mancato investimento in questi anni in quella struttura, perché è da parecchi anni che non si fanno degli interventi manutentivi di riqualificazione di un certo tipo. Quindi, perché vedo che qui l'elenco sulla base delle prime risultanze è un elenco veramente importante, io spero che si risolva cioè nel 2017, spero che questo bando esca, almeno una certezza sull'anno, non vorrei andare al secolo, ma almeno sull'anno è chiaro che me la sarei aspettata, ma non io, ma quanto anche la cittadinanza che usufruisce questo impianto e ancor più le società sportive serenesi, che ho capito pure di sentire sta diventando anche sorde per continuare a sentire e poi non vedere un risultato concreto. Ecco, io non concordo poi sull'entrata di 800, nel senso concordo sull'entrata di 884.195 euro, ma mi spiace, non è stata una scelta ovviamente politica che non concordo, poteva essere messa a disposizione quantomeno una parte per investire sul centro sportivo La Corada, e non è stato fatto. Colgo con, e lo voglio ribadire con piacere, questo aspetto sul mio quarto quesito, e che l'attuale gestore quindi si è impegnato a ricollocare al proprio interno le figure professionali che sono oggi impegnate nel centro. Questo è un aspetto fondamentale, perché le famiglie che lavorano, le famiglie che sono impegnate nell'attività professionale del centro sportivo La Corada, anche a loro necessitano delle risposte certe di anno in anno, la possibilità di perdere l'attività lavorativa credo che sia una forte preoccupazione. Quindi ribadisco l'unico aspetto positivo che colgo è questo da parte dell'attuale gestore AEB, che si prenderà in carico delle figure professionali impegnate. Per il resto io chiedo maggiore concretezza su questo progetto, vorrei capire se il bando a che punto è, se sono stati ovviamente nominati, se ci sono dei consulenti tecnici, e questa è una situazione che ovviamente va dipanata il prima possibile, cioè possibilmente prima della prossima stagione sportiva, altrimenti siamo punto da capo. Grazie. Grazie consigliere Vino. Ok, passiamo quindi all'interpellanza successiva, al numero 81G, proposta del consigliere Tiziano Mariani, scenari futuri gruppo di Egesia. A lei la parola, consigliere. Grazie. Questa interrogazione era stata presentata il 21 aprile 2016, cioè quasi sei mesi fa, e come si dice di acqua sotto il ponte, ne sono passate nel frattempo talmente tanta che stasera magari ci dà anche spunto di fare della risposta e poi magari nella controrisposta magari chiedere qualcosa. Comunque l'interrogazione era questa: il sottoscritto interroga il sindaco in merito agli scenari futuri che si prospettano per il gruppo AEB Gelsia, partecipato a maggioranza dal commissario e pertanto sottoposto a indirizzo, vigilanza e controllo del consiglio comunale. Vista la relazione di sintesi realizzata da KPMG circa gli scenari percorribili e le possibili scelte per gli azionisti e la presentazione delle partecipazioni minoritarie avvenuto in commissione consigliare partecipate in data 15 aprile 2016, rilevato che nella relazione KPMG si evidenziano tre scenari: aggregazione e struttura con soggetto comparabile sorprendentemente già individuato in Ascopiave SPA, opzione prioritaria, può far seguire un'eventuale quotazione in borsa; 2, quotazione in borsa alternativa, scenario passivo in assenza di azioni probatorie e sopprimento da parte di un grande operatore, esempio A2A.
riscontrato che nella presentazione delle partecipazioni minoritarie del gruppo IBGS figura quella pari al 7-18 in sinergie italiane SRL in liquidazione, che a causa di un contratto take-or-pay in essere con Gazprom stipulato nel 2020 e che ha visto raddoppiare i costi del gas in un anno causando un buco pari a 92 milioni di euro, ha portato in joint venture al collasso, la joint venture al collasso. Evidenziato che uno dei maggiori azionisti di sinergie italiane SRL in liquida figura la società Ascopiave Spacco, il 30,94% della quota. Quali siano gli chiede quali siano gli intendimenti in diritto all'amministrazione comunale alla luce delle citate relazioni? Chi ha dato incarico a KPMG per la predisposizione della relazione citata e quanto è costata? Se non si ritiene utile al fine di una più approfondita conoscenza della situazione, poter esaminare la relazione prodotta da Banco Profilo circa il progetto di fusione tra i gruppi IBGS e ACM Agam, venuto meno senza spiegazioni alcuna, pagata al 50% della società e illegittimamente negata alla consultazione dei consiglieri comunali, come lo stesso sindaco ha avuto modo di rilevare criticamente. Quali siano gli intendimenti delle amministrazioni comunali che avanzano partecipazione alla Scopiave SPA e si sono intraprese contatti al fine di valutare l'ipotesi formulata da KPMG in merito a una consigliabile aggregazione fra il gruppo IBGS e Scopiave SPA? Se non si ritiene che con l'aggregazione del gruppo IBGS e Scopiave SPA si rischi di appesantire le passività del gruppo IBGS, commenterebbero di fatto la sua partecipazione in sinergia italiana SRL in liquidazione, potenzialmente fino a divenire in assoluto il principale azionista con quota pari al 38,18%. Se l'ipotesi di aggregazione del gruppo IBGS e Scopiave SPA non strida con il concetto di valore per il territorio di un gruppo che opera principalmente in Brianza, servendo un totale di circa 450.000 abitanti e 240.000 pod e 190.000 clienti, aggregato a una società che opera in territorio distante e profondamente diverso. Se non si ritiene opportuno, possibilità non considerate nell'azione KPMG, di esaminare anche l'ipotesi di attivare idonea procedura di evidenza pubblica per la cessione a soggetti terzi estranei alla compagine sociale del gruppo IBGS di quote del gruppo. Se in merito ai futuri scenari successivamente azioni della partecipata pubblica IBGS non si ritenga opportuno chiedere parere preventivo alla Corte dei Conti e all'Autorità Nazionale di Corruzione, in attesa di riscontro, eccetera, eccetera. L'interrogazione era questa. A posto, possiamo dare risposta? Sì, sì. La risposta è l'assessore Giacinto Mattei. Grazie Presidente. Con riferimento alla sua interrogazione in oggetto, si evidenzia come da informazioni appositamente assunte presso la BSPA quanto segue in riferimento alle puntuali richieste. Punto 1. Quali siano gli intendimenti di indirizzo dell'amministrazione comunale a luce delle citate relazioni? Il Comune di Serino è stato particolarmente attento rispetto ai scenari attivi individuati nella relazione di KPMG, esprimendo il proprio voto in apposita assemblea di IBSPA individuato quale via da seguire l'aggregazione strutturata con un soggetto comparabile, verificando la possibilità di aggregazione degli asset lombardi di Ascopiave SPA, aggregazione parziale, con immediata quotazione della vendita e successiva quotazione in borsa del veicolo gruppo IBGS rimanente, distribuzione di altri business. Punto 2. Chi ha dato l'incarico a KPMG per la predisposizione della relazione citata e quanto è costata? La scelta del soggetto cui affidare l'incarico di assistenza e consulenza per la predisposizione del piano industriale del gruppo IBGS per il triennio 2016-2018 è stata effettuata tramite procedura negoziata nel rispetto alla normativa vigente all'epoca e del regolamento aziendale. Il metodo di aggiudicazione prescelto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che prevede la valutazione di elementi tecnici ed economici. Sono stati invitati a presentare offerte ai seguenti soggetti: Business Integration Partner, Pricewaterhouse, Dorit Financial, KPMG e Ernst & Young. Tutti i soggetti sopra indicati hanno presentato l'offerta. La commissione aggiudicatrice in prima battuta ha escluso dalla gara la società Ernst & Young,
Financial Business Advisor S.p.A. poiché aveva presentato un'offerta fuori termine. La Commissione ha quindi esaminato in seduta pubblica la documentazione amministrativa prodotta dagli altri 4 partecipanti alla gara, effettuando in seduta riservata la valutazione delle componenti tecniche delle offerte pervenute e ammesse, attribuendo punteggio secondo paragrafi definiti nella documentazione di gara. Aperto in seduta pubblica le offerte economiche, attribuito il relativo punteggio con il criterio previsto dai documenti di gara ed assegnato con i punteggi totali. All'esito di detta attività l'incarico è stato affidato alla KPMG Advisor S.p.A. che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per un corrispettivo di €61.440 oltre accessori. L'incarico era stato affidato da AEB S.p.A. poiché la predisposizione del piano strategico è attività che compete alla società capogruppo. Il costo è stato tuttavia ripartito in parti uguali tra le 4 società del gruppo. Punto 3. Se si ritiene utile al fine di una più approfondita conoscenza della situazione, poter esaminare la relazione prodotta da Banca Profilo circa il progetto di fusione tra i gruppi AIBGS e CS Agam, venuto meno senza spiegazione alcuna, pagata al 50% della società e legittimamente legata alla consultazione dei consiglieri, come lo stesso signor Sindaco ha avuto modo di rilevare criticamente. Quanto richiesto risulta superato dai fatti, stante l'avvenuta approvazione assembleare del piano industriale. Punto 4. Quali siano gli intendimenti di indirizzo delle amministrazioni comunali che vantano partecipazione alla società S.p.A. e se si sono intrapresi i contatti al fine di valutare l'ipotesi formulata da KPMG in merito alla consigliabile aggregazione fra il gruppo AIBGS e GES S.p.A. S.p.A. Non sono noti gli intendimenti di indirizzo degli amministratori comunali e soci di AIBGS S.p.A. In attuazione dell'indirizzo formulato dagli azionisti di AIB S.p.A. nel corso dell'assemblea del 29 aprile 2016 verranno intrapresi i contatti con la scoppiale S.p.A. definendo gli obblighi di riservatezza tra le parti e verso i terzi. Punto 5. Se non si ritiene che con l'aggregazione del gruppo Aevigersia e scoppiale S.p.A. si rischi di appesantire le passività del gruppo Aevigersia, che aumenterebbe di fatto la sua partecipazione in sinergia italiana e S.r.l. in liquidazione, potenzialmente fino a divenire in assoluto il principale azionista con una quota pari al 38,5%. La quota di partecipazione in sinergia italiana S.r.l. in liquidazione è detenuta dalla società Ascopiave S.p.A., mentre l'operazione coinvolgerebbe le sole attività di vendita e distribuzione, in particolar modo quelle presenti in Lombardia. Punto 6. Se l'ipotesi di aggregazione del gruppo AIBGS Ascopiave S.p.A. non strida con il concetto di valore per il territorio di un gruppo che opera principalmente in Brianza, se avendo un totale di 450.000 abitanti, 240.000 BDR POD e 190.000 clienti, aggregando una società che opera in un territorio distante e profondamente diverso. Si evidenzia nuovamente che gli asset interessati all'ipotesi di integrazione tra il gruppo AIBGS e il gruppo Ascopiave riguardano in particolar modo quelli presenti sul territorio lombardo. Punto 7. Se non si ritiene opportuno, possibilità non considerata dalla relazione KPMG, di esaminare anche l'ipotesi di attivare idonea procedura di evidenza pubblica per la cessione ai soggetti terzi estrae la compagine sociale del gruppo AIBGS e l'ipotesi del gruppo. I scenari attivi delineati, di cui già le domande precedenti, appaiono oggi quelli maggiormente in grado di massimizzare il valore del gruppo AIBGS. Se in merito ai futuri scenari e successive azioni della partecipata pubblica, AIBGS non si ritenga opportuno chiedere pareri preventivi alla Corte dei Conti e all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Va premesso che la richiesta di parere alla Corte dei Conti e all'ANAC è ammissibile laddove vi siano difficoltà o contrasti interpretative di norme di leggi e non al fine di valutazione di opportunità, le quali restano di totale competenza dell'ente locale. L'analisi degli scenari ed eventuali operazioni straordinarie che ne dovessero conseguire saranno condotte e gestite secondo le rispettive competenze dal Comune di Seregno e dal gruppo AIB Gersia nel rispetto delle loro normative che disciplinano. Grazie. Grazie, assessore. La parola al consigliere Sara Mariani. Prego, consigliere. Ringrazio di quanto il presidente di AIB ha indirizzato al sindaco e al vice sindaco. Qui devo fare, se mi sia consentito, perché noi parliamo sempre di un patrimonio non indifferente, dove al comune purtroppo di Seregno, che è proprietario del 72%, arrivano pochi soldini. Abbiamo detto nell'ultimo bilancio approvato, mi sembra che al netto di ci arriva sempre quel 1.600.000-1.700.000 euro. E se pensiamo che paghiamo bollette di luce elettrica o di gas attorno ai 2 milioni di euro,
credo che a un certo punto dobbiamo controllare meglio e verificare meglio i passi che fa questa nostra controllata. E allora, se mi permette, io ho insistito su quanto riguarda, quando facevo domanda, approfondire la situazione, tra le vie, capire ancora sta banca a profilo, perché un'interrogazione che è già stato risposto e non è ancora stato discusso, perché il consigliere William Viganò mi sembra che aspetti altre delucidazioni, si è scoperto che il costo di quell'errata fusione tra gruppo Evigesia e ACSM Agam non era solamente i 90 milioni della banca profilo, ma nella risposta dell'interrogazione al consigliere comunale Viganò, che è sul sito, del 27 aprile 2016, che credo che lo discuteremo prima o poi, c'è un dettaglio: progetto di aggregazione, piano industriale, finanziario, fiscale, legale, e ci sono tutte le spese che AIB ha affrontato. Beh, alla fine, tra Banca Profilo, Bonelli Redi, AGKN Serca, PBC, abbiamo speso quasi 400 mila euro dei soldi dei cittadini di Seregno, per nulla. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, volevo portare l'attenzione sempre del sindaco, ma soprattutto anche del consiglio comunale, è che noi le cose le veniamo sempre a sapere dai giornali. Sembra una stupidità, ma oggi, nella mia interrogazione, oggi i giornali, io capisco che i giornali sono, magari ricevono grandi paginate di pubblicità della GESA, per cui a un certo punto devono dedicare articoli giusti, non dico che non si siano, però che mettono in evidenza che la mia interrogazione, tra un caso la discutiamo stasera, sembra che sia una cosa caduta proprio per il Consiglio Comunale. Il presidente di Gessia parla di semestrale record, 5,2 milioni di euro di guadagno. Beh, insomma, se una semestrale solamente la Gessia guadagna 5,2 milioni di euro, e finalmente ammette quello che noi volevamo vedere, quello che noi precedentemente in questo Consiglio Comunale abbiamo parlato quello che richiamo poi nell'interrogazione, che è Ascopiave, che è la nostra società in liquidazione, che eravamo proprietari del 7,2, c'è stato a bilancio quei 6 milioni di euro che abbiamo perso, almeno i cittadini di Seregno hanno perso, non nel risparmio del gas, ma no, il comune di Seregno li ha persi. Alla fine abbiamo quel contratto con la Gazprom, e il presidente va proprio a dire che, pur, lo dice proprio lui nell'intervista, siamo riusciti a rinegoziare il contratto con la Gazprom, perché dice uno dei maggiori motivi perché noi abbiamo guadagnato quest'anno, pur vendendo meno gas, cioè pur vendendo quasi 2 milioni in meno di gas, siamo riusciti a portare un utile ancora maggiore rispetto all'anno precedente, perché abbiamo rinegoziato la Gazprom, e quindi abbiamo rinegoziato un contratto che andrà fino in fondo, fino al 2021, quindi quello che avevo dichiarato io in Consiglio Comunale adesso sta venendo fuori pian pianino, perché si dice sempre che le bugie hanno le gambe corte. L'altra cosa che mette in evidenza il presidente di Gessia, e lo mette in evidenza perché chiedevo alcune cose per capire qual era lo scenario in futuro, bene, a un certo punto dice il 12 luglio, allora, l'assemblea dei soci della controllante AIB SPA, il 12 luglio Gessia insieme alla società di distribuzione Rete Più ha sottoscritto un accordo in esclusiva col gruppo Ascopiave per il conferimento del ramo vendita di Gessia in Blumeta, società interamente controllata dal gruppo Ascopiave e operante in provincia di Bergamo, oltre al conferimento da parte di Ascopiave di un proprio ramo vendita operante. Ecco, questo è già fatto un'operazione e il Consiglio Comunale non è venuto a conoscenza, almeno io non ho mai sentito che già un pezzo se ne sta andando. Strategie, non dico che non siano, ma
io mi auguro che almeno il sindaco abbia, sia stato informato, perché sta operando per conto di qualcosa che è di proprietà del 72%, dove giustamente, come dice poi l'assessore in fondo quando mi risponde, dice: l'analisi dei scenari eventuali operazioni straordinarie che dovessero conseguire saranno condotte e gestite secondo le rispettive competenze dal comune di Seregno e dal gruppo Emiliano. Il comune di Seregno dove sta? Cioè, o meno che informano il sindaco non informa il consiglio comunale, quindi questo io credo che sia giusto. Finisco. E allora, finale di questo articolo, che mi ha corrotto il consiglio comunale: in questi giorni abbiamo definito le gare per le due diligence legate fiscali, aggiunge il presidente. Adesso il lavoro è nelle mani degli Aviso, che entro metà novembre dovrebbero designare l'ipotesi di aggregazione tra CES e Scorpiave. Bene, io dico: ok, l'assemblea dei soci di Aviso, ma non dimentichiamo che noi abbiamo il 72%, per cui io ritengo che il consiglio comunale, almeno credo per rispetto mio, ma anche quelli della minoranza, non è che poi arriviamo qui col pacchetto già definito e dobbiamo solamente alzare la manina. Già, non so, ragazzi, cioè, consiglieri, colleghi, il problema è che un attimino ognuno deve fare la propria parte. Stiamo parlando sempre di un'azienda dove, o bene o male, 6 milioni di euro qualche anno fa sono andati e non sono andati soffretti le valide dalle tasche dei cittadini. Grazie. Ok, passiamo all'argomento successivo. Volevo avvisare un'altra interpellanza del consigliere Tiziano Mariani, dal numero 86B. Volevo far presente al consigliere Mariani che non è presente l'assessore Formenti, quindi se per lei va bene la può leggere il sindaco la risposta. Allora, data per letta la sua, la vuole leggere? Ma leggiamolo solamente per dire che... Qua il microfono non viene registrato niente, quindi se la vuole leggere si può prendere la parola, grazie. Ricordo che non si possono effettuare riprese con i telefonini o con altri mezzi se non autorizzate, quindi prego al pubblico di non riprendere se non autorizzati o di richiedere fare la richiesta per le autorizzazioni, grazie. A lei la parola, consigliere Mariani. Giusto, questa interrogazione qua era stata fatta il 10 maggio 2016 ed era un discorso sull'interrogazione qualità acqua Seregno, perché era uscito sui giornali dove si veniva su diversi giornali il problema della distribuzione dell'acqua con era inquinata in alcuni paesi vicino a noi. E quindi questa interrogazione era fatta in questo: considerato il rapporto nazionale pesticidi nelle acque dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale ISPRA edizione 2006, è uscito che appunto che c'erano un rapporto su alcuni comuni a noi vicini, l'acqua era con delle presenze di pesticidi. Riscontrata la normale percentuale di pesticidi riscontrata nelle acque, con un più 20 in quelle superficiali e un più 10 in quelle sotterraneo, una contaminazione più ampia e concentrata nella pianura padana Veneto, che arriva alla percentuale del 70% delle acque superficiali e del 50% delle acque sotterranee in regione Lombardia, ha accertato che la società Brianza Acqua, l'azienda pubblica che gestisce industrialmente il ciclo idrico integrato della provincia di Monza Brianza, partecipata e controllata direttamente dai comuni soci secondo il modello House Providing, si occupa dell'intera filiera dell'acqua, pedotti, fognature all'interno. Si è spinto che lo stato di contaminazione da inquinanti dell'acqua distribuita nel Cielo Sereno da Brianza Acqua, con particolare riferimento ai pesticidi. La pubblicazione delle più recenti analisi complete sulla qualità dell'acqua distribuita nella città di Sereno da Brianza Acqua sul sito comunale, in modo da informare la cittadinanza sulla situazione che in assenza di notizie potrebbe dare adito ad allarmismi ingiustificati. Tipologia e frequenza dei controlli della qualità dell'acqua distribuita da Brianza Acqua, attività di prevenzione per garantire la qualità dell'acqua distribuita da Brianza Acqua e preservare le falde dall'inquinamento. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Risposta dell'amministrazione, signor sindaco. Prego, signor sindaco. Grazie, signor presidente.
In relazione all'interrogazione del consigliere Tiziano Mariani, protocollo numero 24851 del 18 maggio 2016, a seguito di attenta verifica si precisa quanto segue. Lo stato dell'acqua distribuita nel comune di Siregno è di buona qualità e rispetta tutti i parametri previsti dalla normativa vigente. Relativamente ai pesticidi si segnala che il comune di Siregno non compare nell'elenco dei tre comuni di Anzoli, Desio, Limbiate e Monza, dove sono stati evidenziati superamenti per qualcuno dei parametri elencati. Si evidenzia altresì che i dati si riferiscono all'acqua grezza, ove necessario, e questo avviene anche nei tre comuni citati, sono già posizionati impianti di trattamento a carboni attivi che sono adatti a trattenere queste ed altre tipologie di microinquinanti. Il calendario con la tipologia analitica e i punti di prelievo vengono trasmessi all'inizio di ogni anno al comune. In esso sono contenute tipologie di controllo, frequenze e parametri controllati. Periodicamente, a conclusione di ogni ciclo analitico, i rapporti di prova vengono regolarmente inviati all'amministrazione all'attenzione del signor sindaco. Ho evidenziato che anche l'Agenzia per la tutela della salute, ABS e SAST, territorialmente competente, esegue con un proprio calendario analitico controlli che vanno ad integrare quelli del gestore. Adesso, infatti, per legge è deputato giudizio di potabilità. Non sono pervenute né al gestore Brianza Acqua SRL né al sindaco comunicazioni relative ai superamenti afferenti ai parametri elencati nell'interrogazione. Sul sito di Brianza Acqua vengono pubblicati dati relativi ai parametri che più interessano al cittadino perché confrontabili con quelli abitualmente presenti sull'acqua in bottiglia. Quelli meno soggetti a variazioni sono aggiornati semestralmente e bimestralmente quelli che possono subire oscillazioni. Non sono mai stati pubblicati dati relativi agli enti parassitari perché diventa complessa la modalità di presentazione del risultato se non accompagnata da una corretta informazione. Brianzacqua SRL sta valutando per il futuro se segnalare per maggiore tranquillità della cittadinanza la dicitura antiparassitari ed assimilabili inferiore a 0,5 microgrammi litro, valore previsto dal decreto legislativo 31 del 2001 attualmente. Ultimamente il gestore ha provveduto, mediante campagna informativa sui giornali locali, ad informare la cittadinanza circa l'assenza di antiparassitari e pesticidi nell'acqua distribuita e fornita al consumo. Brianzacqua si adopera per il buon mantenimento e l'estensione della rete acquedottistiche, delle reti fognarie e per un adeguato controllo degli scarichi industriali, oltre che dei processi depurativi, cercando di impiegare le tecnologie di avanguardia attualmente sul mercato. Questo per far sì che non venga alterata la qualità della falda. L'attività di prevenzione per preservare gli acquiferi dall'inquinamento è in capo ad organi ed enti di più vasto rilievo, Regione Lombardia e l'ARPA. Grazie, signor sindaco. Vedo prenotato il consigliere Mariani, prego consigliere Mariani. Per una parte mi ritengo soddisfatto, però prendo, siccome questa interrogazione è fatta in luglio e quando il capoverso finale dove si risponde che Brianza Acqua si adopera per il buon mantenimento e l'estensione delle reti acquedottistiche, delle reti fognarie, ecco qui mi dispiace signor sindaco, ma lei sa meglio di me che le reti fognarie del centro non sono tenute in modo che in modo diligente, nel senso che le ultime acquazzoni, gli ultimi, chiamiamoli, definiamo uragani, hanno fatto sì che tutta la parte sud di Siregno, sud-est di Siregno, San Salvatore, via Cavour, via, fino a via Coltilana, sono successe di quelle, in cantina avevano, se, avevano 80 centimetri di acqua, in centro avevano i topi che non indifferenti, per cui su questa cosa qui io inviterei lei signor sindaco a fare un intervento serio, che la rete fognaria non è proprio tenuta e mantenuta bene a Siregno da parte di Brianza Acqua. Grazie. Problemi risposta al signor sindaco, prego signor sindaco. Si condivido il suo appunto circa la necessità di un miglior mantenimento della rete fognaria. Faccio però si presente che questo problema è stato sollevato in assemblea dei soci in Brianza Acque. Pensate solamente che Brianza Acque gestisce qualche centinaia di migliaia di tombini su tutto
tutta la provincia. Chiaramente è necessaria da parte dell'ente gestore un'attività di programmazione della pulizia e del depuramento sia dei tombini che della rete fognaria. È previsto che nel 2017 si farà circa, eventualmente poi nei prossimi consigli comunali potrò portare dei numeri più precisi, si provvederà alla pulizia del 40% delle cosiddette caditoie, perché così si chiamano, e dei tombini, per poi passare al 50% del 2018. Convengo con lei che è un problema di pulizia della rete fognaria c'è purtroppo, ahimè, su tutti i comuni della provincia di Monza e Brianza. Questo sicuramente non deve comunque far sì che l'attenzione possa calare, anzi è necessario, quindi prenderò spunto dalle sue considerazioni stimolanti per contattare Brianzacco e cercare a mia volta di sensibilizzare il gestore sulla pulizia dei tombini, che effettivamente con gli ultimi temporali, soprattutto estivi, è vero che erano temporali di una forza non dico straordinaria, però obiettivamente inaspettata, però ecco, la città non si può sicuramente far trovare impreparata di fronte a temporali estivi, questo è sicuro. Grazie signor sindaco. È stata richiesta dalla consigliera Capelli di discutere un'interpellanza, anche se non concordata in capigruppo, però nell'ottica di snellire il lavoro del consiglio comunale e di evitare pagine e pagine di interrogazioni, siamo molto lieti di rispondere alla sua interpellanza, che è la 106D uscita schermata. A lei la parola, consigliera Capelli. Vorrei segnalare i frequenti incidenti stradali tra auto e pedoni o cicli all'uscita dello skate park sulla via Alberto da Giussano. Ciò è dovuto alla mancanza di segnaletica e alla mancata potatura delle piante che ostruiscono la vista ai pedoni dalle biciclette in uscita dal parco e dalle auto che provengono da Giussano purtroppo ad elevata velocità. Chiedo la potatura delle piante per dare più visibilità, una segnaletica adeguata sia per le auto che per i pedoni, il ripristino delle strisce pedonali in uscita già presenti prima della spazzatura, in attesa di risposta. Grazie consigliere Capelli. In risposta alla sua interpellanza, il signor sindaco. Prego signor sindaco. Sì, grazie consigliere Capelli. Con riferimento all'interferenza in oggetto si precisa quanto segue: si è provveduto al rifacimento della segnaletica orizzontale e strisce pedonali e a reintegrare la segnaletica verticale cartellonistica mancanti o insufficienti. In relazione alla potatura delle piante, si comunica che l'ufficio preposto ha provveduto a inoltrare l'apposita segnalazione alla proprietà interessata all'intervento. Sarà premura degli uffici competenti monitorare l'adozione di quanto prescritto nella richiesta sopracitata. Cordiali saluti. Grazie signor sindaco. La parola alla consigliera Capelli. Prego, consigliera Capelli. Grazie presidente, mi ritengo soddisfatta di questa risposta. Ho potuto verificare la nuova segnaletica, compreso di un mega specchio. Tengo a precisare che comunque questa cosa andava fatta, perché effettivamente si sono avuti tanti incidenti, anche gravi, in questa zona. Spero che il privato provveda più presto alla potatura, perché effettivamente anche quello dà poca visibilità. Grazie. Grazie a lei consigliera Capelli. Chiudiamo quindi la fase delle interpellanze e passiamo alla fase dell'ordine del giorno. Per l'amministrazione, l'esposizione del punto 110, approvazione e stabilizzazione dei programmi di 2016-2020. La parola all'assessore vice sindaco Giacinto Mariano. Prego assessore. Sì, grazie signor Presidente. Già ieri sera abbiamo affrontato i due argomenti posti all'ordine del giorno di questa sera. Ringrazio ai commissari che hanno partecipato, il Presidente ha convocato diligentemente la Commissione. È un argomento particolare questo in discussione questa sera. Faccio una breve illustrazione, poi faccio dei commenti, perché poi entrare nel merito delle oltre 400 pagine che abbiamo visto ieri sera, ma quello parla del PEC e di quello che fa ogni singolo dipendente, quindi è abbastanza difficile, credo, per ogni consigliere comunale di maggioranza di opposizione intervenire nel merito, anche perché la maggior parte della documentazione inviata riguarda il lavoro interno effettuato dagli uffici, quindi però questa è la documentazione, diciamo,
estremamente completa e vedi anche quello che accade all'interno del palazzo comunale relativamente ai nostri 239 dipendenti. L'approvazione dello stato di attuazione dei programmi è stato fino al 2014 consueto appuntamento consigliare concomitante con l'approvazione della verifica degli equilibri di bilancio da approvarsi entro la data del 30 settembre a norma dell'articolo 193 del testo unico degli enti locali. Le modifiche del predetto testo unico introdotte successivamente hanno non solo anticipato la verifica degli equilibri di bilancio che al 31 luglio di ogni anno, che abbiamo noi diligentemente fatto nell'ultimo consiglio comunale prima delle ferie, ma hanno eliminato la previsione puntuale della verifica dello stato di attuazione dei programmi. Sovviene in materia solamente il principio contabile della programmazione, allegato al decreto legislativo 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, il quale si limita ora a raccomandare, ed è questa la stranezza di delibere di questo tipo, che la verifica dello stato di attuazione dei programmi, dovendo essere presupposto per l'elaborazione del DUP, venga sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale contestualmente con il DUP e sulla base di apposita disciplina regolamentare in materia di controllo strategico. A tale proposito, l'articolo 21,3 del vigente regolamento del sistema dei controlli interni, approvato nel 2013 e recentemente modificato, prevede l'elaborazione di specifici rapporti entro il 30 settembre dell'anno in corso e il 30 di aprile dell'anno successivo, da sottoporre agli organi di governo, ognuno per il suo ambito di competenza, per la successiva predisposizione delle deliberazioni consigliari di ricognizione dei programmi. Si è pertanto proceduto alla redazione dello stato di attuazione dei programmi alla data del 30 giugno 2016, che è evidenziata nella documentazione sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale questa sera. Come dicevo in apertura, quello che è stato sottoposto, che viene sottoposto questa sera all'attenzione del Consiglio Comunale, è la fotografia dello stato dei programmi al 30 di giugno, così elaborato come competenze dirigenziali e soprattutto dal dirigente del settore come competenze di ogni singolo collaboratore del comune, del motivo per cui la documentazione allegata alla delibera e portata in discussione questa sera, soprattutto anche alla commissione di ieri sera, è estremamente corposa e, come mi sono permesso di dire ieri sera, poco ha a che vedere con le valutazioni politiche, perché non è lo stato veramente di attuazione di un programma, ma anche dell'argomento successivo, come giustamente detto nelle comunicazioni dal consigliere Amati, si focalizza su una decisione politica, su un intervento politico di asfaltare una strada piuttosto che un altro, oppure di aver detto entro fine anno asfaltiamo questa strada e poi viene spostata l'anno successivo o agli anni successivi. Quello che invece è all'interno questa delibera non è nient'altro che lo stato di attuazione del PEG che viene sottoposto ogni anno all'approvazione della giunta e dei dirigenti e successivamente messo a disposizione di tutti i nostri collaboratori affinché ogni singolo esercizio di attività per ogni ufficio venga portato a buon termine. Comunque in ogni caso il sottoscritto e il dottor Viscardi, che come al solito ringrazio di aver collezionato tramite il suo ufficio tutte le indicazioni date dai vari settori dei comuni, dai vari dirigenti del comune e, come dicevo in apertura, da tutti i dipendenti. Chiedo di accomodarsi nei banchi dell'amministrazione all'ingegnere Greco, il dottor Sant'Ambrogio e il dottor Pacchetti. Grazie. Passo la parola alla consigliera Capelli. A lei la parola, consigliera. Grazie Presidente. Io voglio sorvolare sulle 412 pagine, come abbiamo già parlato ieri, perché mi sembra che non abbiamo come consiglieri non possiamo valutare quello che fa un indipendente, quante ore ci può impiegare. Penso che questa cosa aspetti comunque i dirigenti o eventualmente gli assessori. Mi sono soffermata un attimo su quest'altro volume di materiale che è lo stato di attuazione dei programmi. Devo dire che mi è piaciuta l'idea dei semaforini o dei colori. Io la prima volta che lo vedo, mi sembra che l'anno scorso non c'è stata questa parte, perciò. E facendolo scorrere così mi è sembrato che mi sono detta: beh, sono tutti verdi, ma che bello, non abbiamo niente da discutere.
No, non volevo dire quello. Però poi mi sono focalizzata su, su qualche argomento. La prima cosa che ho notato è questa diritti sociali, politiche sociali di famiglia. Offrire alle famiglie, no scusate, ho sbagliato pagina, rafforzare le scelte di studenti e scuole verso i valori necessari per una civile convivenza. Siccome abbiamo parlato la volta scorsa proprio del disagio giovanile, che dobbiamo trovare comunque una quadra per attirare questi ragazzi o per educarli anche, mi è sembrato strano questo stato di attuazione. È stata organizzata l'iniziativa Internet Day, concorso sul tema ricorrono 30 anni da quando l'Italia scoprì Internet, rivolto ai ragazzi, semaforo verde. Sinceramente non so cosa c'entri con questo rafforzare le scelte di studenti e scuole verso i valori necessari per una migliore convivenza civile. Cioè, secondo me educare alla solidarietà, l'educazione civica, l'educazione ambientale, forse bisognerebbe parlare di un'altra cosa che non di internet, non so, forse non ho capito io questo progetto, però leghiamolo un po' alle politiche giovanili, dove già ho avuto occasione di confrontarmi con l'assessore di competenza alla presentazione del DUP dell'anno scorso, che mi sembravano un po' misere queste politiche giovanili. Forse bisogna intervenire un pochino di più su contro il bullismo, sulla legalità, sull'educazione civica, coinvolgere anche le famiglie, perché mi sembra che questo disagio giovanile, questa mancanza di educazione totale di questi ragazzi sia anche dovuta forse a una mancanza di educazione da parte delle famiglie. Allora coinvolgiamoli in questo progetto, siamo disponibili anche noi a offrire tutte le possibilità o quello che è necessario, perché anche il volontariato, io ho sentito tantissime associazioni di volontariato del nostro territorio che non hanno ricambi, non ci sono giovani che si offrono per queste cose, niente. Cioè, forse bisogna studiare qualcosa che non sia solo divertimento anche nelle politiche giovanili, qualcosa per tentare di invogliare, che sia una cosa culturale, che sia un volontariato, che sia un progetto di integrazione, ma qualcosa bisogna inventare. Perciò io su questo semaforo verde sinceramente non lo capisco. Secondo me si è fatto ben poco. Anche perché questi ragazzi saranno i cittadini di domani, cioè cosa faremo domani con queste persone? Non lo so, che città potremmo mai avere se non sono educati neanche al bene comune? Non so. Per quanto riguarda lo sport, vedo un semaforo giallo, scusate se vado sui colori, ma mi hanno colpito queste cose, un semaforo giallo sulla Sereniello, centro sportivo, stadio Ferruccio, quando poi si vedono che tutti i lavori sono prorogati 2017-2018-2019. Anche questo mi servirebbe una spiegazione, perché mi sembra che il centro sportivo, abbiamo visto prima in che stato è, il Sereniello e lo stadio Ferruccio mi sembra che siano completamente fermi. Biblioteca. Allora, quello del Sereniello, pagina 32. Biblioteca. Sono contenta che finalmente è stata convocata la commissione a fine luglio, non ha ancora avuto modo di fare granché perché comunque si è fatta meno. Anche qui semaforo verde a giugno, quando non era ancora stata neanche fatta la commissione. Inoltre mi sembra di capire, col sentito dire, che ci sia anche una mancanza di attenzione verso questa biblioteca, perché non vengono più stati i volumi, sono molto in arretrato con gli acquisti, anche qui se va pro verde non devi capire come mai. Attività culturali,
non è che ci possiamo fermare solo alle fantastiche matite, perché anche qui semaforo verde, alle fantastiche matite, finito lì, tutte le attività culturali legate alla biblioteca si finiscono lì. Non so, forse bisogna. Mi sembra anche che i progetti portati avanti dalla libreria siano patrocinati dal comune ma senza nessun tipo di aiuto. Perciò forse investiamo qualcosa in queste cose, cerchiamo di attirare i giovani anche così. Auditorium, qui ci sarebbe da fare una bella discussione, perché mi sembra di aver letto sul giornale che tra l'altro è prorogato l'inaugurazione, non a ottobre ma più avanti, no? Sbaglio? Non solo il giorno. Mi sembra di aver letto. Poi ce la farei vedere. Tra l'altro, volevo ricordare che io ho chiesto un accesso dati per i costi del CRU16 alla fine di giugno e non mi ha ancora avuto niente, non ho ancora avuto nulla, perciò